Buongiorno, io sono Rossella ed oggi sono felicissima di introdurvi questa nuova tipologia di video. Sono molto felice che il primo video di tutti sarà insieme ad Alice, anche se da lontano, ma è una ragazza che appunto con il tempo, dopo che è finita la scuola, ho rivalutato molto e davvero è una ragazza. Scusate, sto guardando Holly che gioca con uno scontrino. È una ragazza che davvero ha un animo. Che dire bello è poco. Questo nuovo format, che non so ancora come chiamerò, mi aiuterete magari voi nei commenti a trovare un titolo. Intervisterò persone che conosco principalmente con domande che riguardano il loro percorso di studi e anche il loro percorso interiore riguardo a ciò che hanno fatto scolasticamente e dopo la scuola che cosa hanno fatto, se hanno cambiato, se hanno continuato, come si sono sentiti. È un tipo di video che ritengo molto utile perché sono convinta che ci siano tantissime persone nel mondo che non sanno esattamente cosa fare da grandi, io in primis, mia sorella pure e tantissime altre persone che conosco, quindi penso davvero sia molto molto utile perché spesso ci sentiamo dire magari dagli adulti ma non sai che cosa fare, ti devi decidere, guarda che non è tutto sto tempo del mondo, mentre io conosco persone che anche a 50 anni fanno una conversione lavorativa e fanno tutt'altro rispetto a ciò che hanno sempre fatto fino a quel giorno. Quindi assolutamente questa è una tipologia di video che vuole mostrarvi come una persona giovane e spero di farlo anche con persone un po' più magari grandi, riescono a cambiare ciò che è il loro percorso da sole perché lo vogliono e lo desiderano. E quindi nulla a dire di iniziare subito. Non avendo Alice qui con me, purtroppo, ho fatto questa tipologia di video basata su delle interviste. Gli audio li ho ricevuti tramite WhatsApp. E vi metterò i sottotitoli di ciò che appunto Alice mi dirà, così sarà più facile per voi capire nel caso in cui l'audio non sia abbastanza forte. Quindi io direi di iniziare con la mia lista di domande e spero davvero che questo video vi possa piacere. Quale percorso di studi hai intrapreso alle superiori? Allora, come percorso di studio ho intrapreso quello alberghiero. Ho preso prima la qualifica, che era uguale per tutti, e poi come indirizzo ho scelto sala bar e mi sono diplomata in quello, che penso si chiami servizi enogastronomici, comunque aveva un nome preciso che adesso non mi viene più in mente. In vista di quale lavoro? Partendo dal presupposto che si è troppo piccoli per scegliere, secondo me, le superiori, comunque il percorso che uno vuole fare e portarselo per 5 anni, ovviamente non sapevo bene cosa fare, mi piaceva la cucina e quindi ho scelto quella scuola quando poi mi sono trovata a fare cameriera e barista perché ho preferito quello. Che appunto cuoca perché preferivo la cucina come un hobby, diciamo, e non un lavoro. Cosa avresti voluto fare da più giovane, cioè quando eri più piccola, come immaginavi, ecco, il tuo lavoro da grande? Avrei voluto fare, non lo so forse neanche oggi a 20 anni, quasi 23. E è una domanda a cui non ho mai avuto una risposta, cioè come quelli che voglio fare l'attrice, fanno quello. Non lo so, ho variato molto spesso, penso che ci sia sempre modo di imparare, migliorarsi e apprendere cose nuove, cambiare lavori, bisogna essere flessibili durante tutta la vita, secondo me. E non ti saprei dire quale lavoro sognavo di fare da piccola. Non lo so, qualche anno fa mi sarebbe piaciuto fare la tatuatrice, però non da piccola ovviamente. E per il resto non mi viene in mente altro. Qual è il tuo lavoro oggi? E principalmente segretaria in agenzia immobiliare, mi piacerebbe anche diventare agente immobiliare poi con il corso apposito. E come secondo lavoro che si collega a questo, sono interior designer. E ho aperto anche da poco una pagina sia su Facebook che su Instagram per condividere questa mia passione. Domanda 5, adesso iniziamo con ciò che è il percorso interiore.
Quando hai iniziato a chiederti se la scuola che stavi frequentando fosse giusta per te? Quando ho iniziato a chiedermi se quella scuola e quell'indirizzo fosse giusto per me o fosse veramente quello che avrei voluto fare, penso verso il secondo anno, quasi terzo, prima di prendere la qualifica. Infatti mi ricordo che volevo mollare, volevo smettere, prendere solo la qualifica e non diplomarmi. Per quel motivo, ma fortunatamente i miei genitori, mia madre è stata abbastanza convincente da anche i miei insegnanti comunque a farmi continuare perché tuttora penso che sia stata la scelta giusta continuare comunque fino alla quinta, sì. Come e quando hai realizzato di voler fare altro nella vita? Sinceramente, quando ho realizzato di voler fare altro, non lo so, ho sempre avuto la passione per il design, per la bellezza delle cose, per l'arredamento, per la cura dei dettagli, tutte queste cose qua. Non avevo mai riflettuto sul fatto che fosse veramente un mestiere e niente, dopo aver lavorato come cameriera, messo soldi da parte, mi sono appunto pagata questa scuola che ho cercato di interior design e niente, ho cambiato totalmente percorso di studi. Domanda 7. Hai trovato ostacoli nel nuovo percorso lavorativo? Ostacoli nel nuovo percorso lavorativo? Penso di sì, forse il dover ricominciare tutto da capo, la ricerca del lavoro, eccetera, mettersi di nuovo in gioco. Ovviamente ci sono tante offerte come cameriera, barista e quindi una redattrice magari meno ricercata e magari può essere quello un piccolo ostacolo, però appunto se uno ci crede veramente con tempo e pazienza si può cambiare, si può fare tutto ciò che volete. Domanda 8, questa è penso una delle più toste, insomma, a cui si deve rispondere in generale, non parlo solo di Alice, parlo proprio in generale di tutte le persone che decidono di cambiare totalmente, ed è se è stato supportato da chi ti era vicino. Di supporto ne ho ricevuto sì e no. Non sarò a fare magari divisione di categorie tipo famiglia, ragazzo, amiche, però ho ricevuto parole di sconforto riguardo al fatto che magari posso aver buttato 5 anni studiando una cosa che non mi è servita lavorativamente. Ne sentirete di tutti i colori, sicuramente, c'è chi vi appoggerà, chi non troverà giusto quello che volete fare, cercherà di farvi ragionare a modo loro, però voi se volete veramente cambiare lavoro o studi potete sempre mettervi in gioco e sempre imparare cose nuove, fatelo per voi stessi, che il supporto ci sia o meno. Questo è quello che ho imparato da ciò. Adesso Alice ha risposto alla domanda 9 e 10 insieme, quindi vi leggerò le due domande insieme, che sono: quale formazione hai dovuto intraprendere per il nuovo lavoro e ti sei mai posto il problema, forse è troppo tardi per cambiare? Come formazione ho lavorato e mi sono pagata una scuola privata di interior design, di cui poi all'esame finale dovevo portare un progetto di cui vado molto fiera anche perché ho preso 100 su 100 ed è un traguardo che mi piace molto quello. E invece, per quanto riguarda il problema, forse è troppo tardi per cambiare. Sì, ci ho pensato più di una volta, perché la mente ti porta a pensare a queste cose. Magari pensavo di dover fare la cameriera per sempre, ma poi mi veniva l'ansia solo pensiero, perché io non amo lavorare nella ristorazione, ho scoperto che non fa per me lavorandoci e quindi diciamo che
forse è troppo tardi per cambiare. Mi sono data la risposta che non lo è, forse non lo è quest'anno, non è il prossimo, non lo è a 50 anni. Si può sempre imparare cose nuove e cambiare la propria vita se c'è qualcosa che non va. La domanda 11 è: sei contento di dove sei ora? Sì, devo ammettere di essere molto contenta di quello che sto facendo ora, ho tante idee, tanti progetti per il futuro, quindi sì, sono contenta di ciò che ho fatto e ciò che sto facendo attualmente. Domanda 12, che secondo me non è scontata. Pensi ci voglia coraggio per cambiare lavoro e ricominciare da zero? E qua vale sia per quanto riguarda un percorso lavorativo che per quanto riguarda un percorso di studi, perché più o meno le due cose io trovo siano collegate. Se penso che ci voglia coraggio, sì, ma non solo per cambiare lavoro, per cambiare in generale qualsiasi aspetto di noi o della nostra vita che non ci sta bene, che vogliamo appunto migliorare o cambiare in qualcos'altro. Ci vuole coraggio, sì, ci vuole la giusta motivazione, la giusta spinta, i mezzi naturalmente, però con un po' di coraggio ce la si può fare tranquillamente. La domanda 13, che è una delle domande che secondo me spesso magari ci si pone da soli se si cambia completamente percorso, è: ti penti della scuola frequentata alle superiori? Sinceramente, no, non mi pento della scuola frequentata alle superiori, adesso posso rispondere così. Sicuramente a volte mi è capitato di pensarci, se avessi fatto quello, se avessi fatto, non so, disegno o fotografia, varie cose. Ovviamente non possiamo vivere 50.000 vite, ne abbiamo solo una e quindi quella che siano decisioni giuste o sbagliate, l'importante è che siano consapevoli e che alla fine non sia tanto uno a rimuginarci, a ripensarci se avessi fatto così, se avessi fatto cos'ha, anche perché non ha senso, l'importante è andare avanti, accettare il nostro passato e i nostri studi, anche se non ci sono piaciuti, anche se la scuola non andava bene, non avevano gli ingredienti, non avevano i fondi, i soldi e quindi è stata molto carente rispetto alla parte del laboratorio, sia di cucina che di sala, di cocktail, tutte queste cose. Di quello mi è spiaciuto un po', però no, non mi pento della mia scelta e se mi ha portato qui è stato anche utile quello. L'ultima domanda, probabilmente anche una delle più importanti per concludere, diciamo, il percorso, è: come pensi ti sia stata utile il percorso di studi, la scuola frequentata a livello di arricchimento personale? La scuola e quel percorso di studi, sì, mi sono stati d'aiuto a livello personale, a livello caratteriale assolutamente, essendo io una persona timida, chiusa, riservata. È stato difficile fare la cameriera, fare la barista con un carattere così, ovviamente con il rapporto con le altre persone devi assolutamente aprirti perché sennò non c'è lavoro, non si riesce. E quindi anche tuttora con i clienti non è sempre facile, però lavorandoci sopra si migliora anche quel lato del carattere, dai. E quindi sì, penso sia stato utile lavorare nella ristorazione per quanto riguarda la mia crescita personale, sì. E quindi questo è stato il percorso di Alice in varie sfaccettature. Io ringrazio ancora tantissimo Alice per aver condiviso in primis con me queste risposte e poi con tutti voi. Io sono felice del fatto che lei sia una persona che abbia preso tutto ciò con molta positività e alla fine serenità, anche se ci sono stati momenti in cui ovviamente le parole degli altri un po' pesano rispetto a ciò che vuoi fare.
Ma una delle cose più importanti che ha detto anche lei, che condivido appieno, è non è mai, mai tardi per cambiare. Magari sì, quando hai 80 anni e ormai dovresti essere in pensione, sì, ma finché hai l'opportunità di cambiare, fare qualcosa che davvero ti piace o che comunque sia ti appassiona di più o che ti dà, come si dice, più soddisfazione a livello personale e professionale anche, assolutamente. Bisogna provarci, prendere la palla al balzo, approfittare del tempo che si ha per rincorrere questa nuova esperienza. Io spero che questa nuova tipologia di video vi piaccia, fatemi sapere cosa ne pensate. Se anche voi avete avuto un percorso simile e volete condividere la vostra esperienza con tutti quanti noi, fatecelo sapere sotto nei commenti. Al più presto spero di registrare altri video del genere con altre persone che hanno avuto esperienze più o meno simili, ma anche totalmente diverse, ovvero persone che hanno fatto un percorso di studi e quello poi hanno continuato a seguire nel lavoro. E nulla, quindi ringrazio ancora tantissimo Alice, non smetterò mai di ringraziarla. E sotto, mi raccomando, vi lascio i link alle pagine di Alice per supportarla in quello che fa. E vi lascerò anche magari qua alla fine del video i suoi link Instagram o Facebook. Non so se ci sono link di Instagram cliccabili oggigiorno su YouTube. E noi ci vediamo più presto con un nuovo video. Ciao ciao!